14 luglio 1982. Muore a Lugano Giuseppe Prezzolini. Personaggio unico tra i letterati italiani, nel 1908, con un gruppo di giovani fiorentini, fonda La Voce, rivista culturale che incarna le sue idee di anarchico conservatore. Inventa un ruolo nuovo, l'intellettuale militante, che si confronta senza complessi di inferiorità con il potere politico. L'assidua produzione giornalistica, lo stile chiaro e ironico, lo spirito polemico, l'immagine di innamorato respinto dalla patria, costretto a vivere a New York, lo rendono popolare. Dopo la caduta del fascismo, diviene promotore di una destra conservatrice, fondata su valori morali più che sui tradizionali interessi economici dei capitalisti, ma resterà sempre deluso. Ultra novantenne, ancora laborioso, ma sempre più pessimista nella visione della vita e del mondo, teorizza il suicidio come atto conclusivo, libero e razionale, in un'esistenza senza senso né scopo. Gli affettuosi riconoscimenti in occasione del 100° compleanno, il 14 gennaio 1982, consolano per un po' le sue giornate. Viene ricevuto al Quirinale dal presidente Sandro Pertini e poi festeggiato con una cerimonia pubblica a Lugano tra figure straordinarie come Leo Valiani, come lui una pota, ovvero uno che non la beve.